Il protocollo ERAS, cioè Enhanced Recovery After Surgery, cioè il miglior recupero dopo l'intervento chirurgico, ecco, mettiamola così, è un tipo di approccio innovativo per certi versi, nel senso che non è, ormai è già in voga da parecchi anni, multidisciplinare, in cui il paziente viene messo al centro quando deve essere sottoposto a un intervento chirurgico programmato, praticamente. E quindi e coinvolge diverse figure, da chirurgo ovviamente, ma l'anestesista, l'infermiere case manager, il fisioterapista, il dietista, insomma tutte le figure che girano attorno a questo paziente, e si basa ovviamente su evidenze scientifiche che sono già state ben consolidate in tutti questi anni. Cosa porta il protocollo ERAS? A una precoce ripresa delle normali attività della vita quotidiana, ecco, senza però togliere la qualità di quello che si sta facendo. Quindi non si pensa solo a una rapida dimissione, ma proprio a una miglior qualità di vita dopo un intervento chirurgico. Si suddivide in 21 elementi, ecco, ma insomma, questo è, diciamo, più dettagliato, poi non è strettamente necessario dirlo in questa circostanza, ma il significato del protocollo è questo. Il protocollo ERAS viene utilizzato nella fase preoperatoria, operatoria e postoperatoria. E la multidisciplinarità di cui abbiamo parlato prima rende conto di questa suddivisione, perché chiaramente abbiamo tutta una preparazione del paziente prima dell'intervento, che prevede anche una correzione di alcune abitudini alimentari, delle diete particolari, anche a base soprattutto di carboidrati, anche fino a 2 ore prima dell'intervento, in modo tale da portare il paziente in una condizione ottimale all'intervento chirurgico, e quindi entrano in gioco fisioterapisti, case manager chiaramente che tiene le fila del discorso, dietisti e quant'altro, naturalmente la fase operatoria, che prevede interventi mini invasivi, cioè in laparoscopia, ecco, prevalentemente. Non è escluso che si possa applicare il protocollo anche in interventi tradizionali, però in laparoscopia, quindi con tecniche mini invasive, quindi laparoscopia, robotica, chiaramente si ottengono i migliori risultati. Naturalmente, durante l'intervento anche l'anestesista è una figura importante, quindi anche tutta la fase anestesiologica, e naturalmente il post-operatorio, anche il controllo del dolore, diciamo così, con adeguate procedure concordate appunto anche con gli anestesisti, e naturalmente la precoce rialimentazione, la rimozione di drenaggi o addirittura l'assenza di drenaggi post-operatori, con la mobilizzazione precocissima del paziente, fanno sì che ci sia una ripresa più rapida delle normali funzioni organiche, e quindi un miglior benessere del paziente, e questo si è toccato con mano anche in pazienti che sembravano molto fragili o anche anziani. Il protocollo ERAS, diciamo così, è in voga da parecchi anni, già di fast track surgery, cioè già di questo approccio, diciamo, iniziale in una chirurgia multimodale, vista dal punto di vista, diciamo, multidisciplinare, come abbiamo detto, già si parlava nei paesi scandinavi negli anni 90, e diciamo le prime esperienze proprio come protocollo ERAS risalgono ai primi anni del 2000, a Stoccolma, al Karolinska Hospital. Da allora questa, diciamo così, questo approccio è stato, diciamo così, portato anche, è arrivato anche da noi, e ormai viene utilizzato da molti anni anche nella nostra realtà, dove viene appunto applicato seguendo quelli che sono i principi del protocollo. Naturalmente, dove si può applicare il protocollo ERAS? Beh, insomma, diciamo che nasce soprattutto per la chirurgia colorettale, dove da noi lo applichiamo in maniera più, diciamo così, diretta da più anni, ecco, ma poi si può utilizzare tranquillamente nella chirurgia gastrica, nella chirurgia epatica, pancreatica, ma si è esteso effettivamente ad abbracciare quasi tutti gli ambiti della chirurgia generale, e anche quella urologica, ginecologica, ortopedica e toracica. Il protocollo ERAS
Pancreas decisamente migliora il recupero post-operatorio nell'integrità di quelle che sono le funzioni organiche generali. E quindi chiaramente dà un netto beneficio del paziente, al paziente. E questo lo si è visto, ripeto, anche nei soggetti più fragili, anche nei pazienti anziani, con molto stupore all'inizio, perché il protocollo ERAS chiaramente ha richiesto anche e richiede tuttora un cambiamento di mentalità da parte del chirurgo, da parte degli anestesisti, da parte anche degli infermieri, ma applicato correttamente dimostra un'efficacia notevole, una grande soddisfazione per il paziente che si trova in tempo breve a riprendere le sue normali funzioni organiche e anche una vita pressoché normale nell'ambito di quelle che sono le sue normali attività. Ecco, e chiaramente il riscontro migliore l'hanno avuto gli infermieri, perché indubbiamente si è passati dal fatto di dover applicare flebo e quant'altro, drenaggi, controdrenaggi, cateteri e via discorrendo, il fatto di non utilizzare o utilizzare per tempi molto brevi, addirittura prima giornata post-operatoria, questi presidi, ha fatto sì che anche il carico di lavoro e